Buonasera. Vorrei parlare di due canali YouTube che in verità, in realtà, lavorano insieme, ossia un unico canale. Mi sono approcciato a loro per puro caso, vedendo il loro intento, il loro modo di lavorare, mi sono appassionato tantissimo perché è il modo più bello di vivere YouTube. Loro hanno una collaborazione forte, sincera, e si occupano entrambi di aiutare i canali più piccoli a fare iscritti, migliorare i canali ed essere solidali, prodigarsi per il prossimo, per gli insegnamenti di YouTube, perché al primo approccio di un'apertura canale non è facile. Ma quello che mi sorprese, una sera passò nel mio canale, educatamente, molto esplicito, cosa che a me è piaciuta tantissimo, iniziò a farmi delle domande, quesiti molto perfetti, molto schietti, e io risposi immediatamente, anche perché ho riconosciuto il canale. La prima domanda, la seconda domanda, la terza domanda, la quarta domanda e così via. Conclusi la conversazione e finì in bellezza la serata. 3 giorni dopo, se non ricordo male, il giovedì, questo canale apre la live. Di primo impatto mi sento nominare nel suo canale, cosa che mi sorprende perché specifica che io stesso non avevo chiesto nulla. Questo gesto mi è piaciuto perché lui, spiegando nella sua live ai suoi iscritti, aveva perfettamente preso in pieno il mio senso del canale. C'è un'altra persona che voglio anch'essi elogiare. È un ragazzo che ha anch'essi un gruppo Telegram. Ciò che mi è piaciuto tantissimo è che ha cura e selezione delle persone, nel senso che per entrare deve essere autorizzato da lui stesso. Io in questo anno di YouTube veramente sto ringraziando molte persone e sono felice di essere partecipe, essere stimato da queste persone, perché effettivamente, ribadisco, il mondo YouTube è molto complicato. Io, le persone in questione descritte, sono Costantino Flaco, podcast numero 10.